Milano, in un locale particolare dove si abbina la dolcezza della pasticceria con l'eleganza di scarpe molto originali. L'insegna attira in modo particolare perché questo è uno dei pochi locali in Italia, ma ce ne sono moltissimi nel mondo, con l'insegna tiramisù. Sono Roberta, ci troviamo al Tiramisù Daily Shoes a Milano, in Brera. E qui da noi è possibile non solo assaggiare il classico tiramisù, ma è anche possibile crearsi il proprio personalizzato scegliendo tra numerose combinazioni. Sono migliaia, si può decidere il proprio biscotto, la propria crema, come bagnarlo, come guarnirlo, insomma andare a toccare tutti gli elementi principali del tiramisù, ma che vengono poi rivisitati con altri gusti. Adesso prepareremo il più richiesto, un biscotto savoiardo bagnato con il caffè, un gelato al mascarpone, un crumble al sesamo e un'aria di caramello e fave di tucca. Prendo un biscotto savoiardo e lo bagno con un caffè. Il caffè non è eccessivamente zuccherato per non addolcire troppo il dolce. Lo zucchero sarà già presente poi nel gelato, nell'aria di caramello. Con il gelato cercheremo di fare una knel, che è una forma particolare che viene data alle creme. Ci serve acqua calda, bollente e un cucchiaio d'argento perché una volta i cucchiai avevano un fondo più concavo. Prima lavoro un po' il gelato e lo ammorbidisco, poi ripasso il cucchiaio nell'acqua calda in modo tale che poi non si attacchi alla crema. Porto il cucchiaio leggermente a destra, poi mi sposto verso l'alto, lo abbasso da destra e vado verso sinistra. Il biscotto adesso nel piatto. Scaldo con il palmo della mano il fondo del cucchiaio in modo tale che il gelato si sciolga leggermente dal lato opposto e scivoli via senza appiccicarsi, altrimenti il freddo lo farebbe attaccare. Un cucchiaino sulla knel di gelato di crumble al sesamo. Adesso posso montare l'aria di caramello e fave di tonka. Questa è un'infusione di questa mandorla molto aromatica nel caramello, un caramello che viene cotto a 200 gradi, quindi acquisisce molto sapore e poi dopo viene decotto con il latte e viene fatta questa infusione. L'aria serve per apportare al dolce il profumo. Il caramello adesso liquido, inserisco un areatore per montare l'aria. C'è un emulsionante naturale dentro che fa sì che diventi un'aria. Lecitina di soia. Ok, l'aria di caramello è pronta. Con un cucchiaio la dispongo al lato del gelato al mascarpone. Il tiramisù è pronto, abbiamo composto con 5 elementi che sono savoiardo, la bagna di caffè, il gelato al mascarpone, il crumble di sesamo e l'aria di caramello e fave di tonka.